Buongiorno amici, oggi parliamo di un testo di Tolstoi che io uso spesso a scuola, almeno in alcune sue parti, per portare avanti una riflessione sulla questione di fede, sulla questione religiosa. Il testo in questione è La Confessione di Tolstoi, pubblicata nel 1882, quando già Tolstoi era famoso. Aveva già scritto Anna Karenina, aveva già scritto Guerra e Pace e quindi era già uno scrittore estremamente affermato, molto ricercato, molto conosciuto ed è un testo veramente impressionante dal mio punto di vista. Voi sapete che recentemente ho fatto un video sul tema letteratura e religione e avevo parlato di alcuni video che avevo in cantiere e questo è il primo video che vorrei appunto proporvi su questo tema. La Confessione di Tolstoi è di fatto una grande riflessione che l'uomo Tolstoi, non solo lo scrittore, ma soprattutto l'uomo Tolstoi, so che le due dimensioni non possono essere scisse tra di loro, compie sulla sua vita, sul suo percorso umano, sul suo percorso intellettuale, sul suo percorso di uomo. E ovviamente è una riflessione da tanti punti di vista lancinante. Racconta questo testo una profonda crisi spirituale che Tolstoi sta vivendo. Siamo a livello di età biografica di Tolstoi attorno ai 50 anni. Dicevo, è il racconto di una grande crisi spirituale che poi sfocerà in qualcosa di diverso. Direi sostanzialmente in una affermazione della carriera letteraria di Tolstoi di altro genere, di altra natura. E, i testi che poi andremo a vedere sono testi appunto che fanno riferimento proprio a questo tema, al tema della crisi religiosa. Questo video ripercorrerà in modo abbastanza analitico, spero non troppo pesante per chi avrà voglia di seguire queste riflessioni. Il testo di Tolstoi, un testo molto particolare che merita un'attenta lettura, un'attenta riflessione ed è costituito da 16 capitoli e da una breve parte finale dove Tolstoi racconta di un sogno simbolico che sarà un po' il modo che Tolstoi avrà per spiegare quello che sta vivendo. Io in questo video uso il testo pubblicato dalla Feltrinelli, un testo curato da Igor Sibaldi e vorrei cominciare questa riflessione proponendovi la lettura di un breve passaggio di un testo uscito 2 anni dopo, nel 1884, intitolato Qual è la mia fede? Dove Tolstoi dice una cosa che ci può servire senza dubbio per comprendere il tenore delle confessioni. Ho vissuto al mondo 55 anni e, ove si escludano i 14 o 15 anni dell'infanzia, ne ho vissuti 35 da nichilista, nel significato autentico del termine, vale a dire non da socialista o rivoluzionario, come viene inteso abitualmente, ma da nichilista nel senso di mancante di ogni fede. Su questo canale io ho già proposto il tema del nichilismo in Turgenev, in Padre e Figli. Il tema del nichilismo è un tema in questo periodo che nella letteratura russa, ma non solo, pensate anche alle riflessioni che farà appunto negli anni 80 lo stesso Nietzsche, per esempio, terrà banco. E qui il nichilismo per Tolstoi è chiaramente questo, non è il nichilismo di colui che vuole appunto sovvertire la società portando nuovi valori e nuovi costumi. Se voi andate a vedere appunto il testo di Turgenev, Padre e Figli, verrà portato avanti, verrà sviluppato anche questo discorso. Ma il nichilismo di cui Tolstoi parla e che ci serve per comprendere la portata appunto della confessione è di una natura di fatto spirituale, è un nichilismo spirituale, potremmo dire un nichilismo metafisico. Vorrei adesso toccare alcuni punti essenziali tratti proprio dal libro della Confessione di Tolstoi. E lo faccio perché non, diciamo, sono interessato a raccontarvi per filo e per segno quello che dice Tolstoi in questo libro,
che io vi consiglio assolutamente di leggere. Non è certo una lettura estiva, ma è una lettura assolutamente facile e semplice. Questa è la grande capacità di Tolstoi di rendere assolutamente narrativa la sua esperienza di crisi spirituale. Talmente è forte la sua capacità appunto narrativa che verrete catapultati nel mondo interiore di Tolstoi. Quindi non ho intenzione da questo punto di vista di raccontarvi cosa dice per filo e per segno questo libro, ma vorrei sottolineare alcuni punti che a me paiono fondamentali. Ce ne sono ovviamente molti altri, perché come sempre succede quando uno si mette a leggere un testo di questa natura, di questa potenza espressiva, nascono ovviamente tutta una serie di questioni nel lettore, ma mi interessa qui, lo ribadisco, sottolineare alcuni punti. Il primo è questo, ed è un tema che io tratto ovviamente anche nelle mie ore di religione. Io uso questo testo, soprattutto il primo capitolo, lo racconto, lo leggo, per spiegare come si perde la fede. È un tema questo estremamente importante, estremamente complesso ovviamente, ma la lettura di questo testo di Tolstoi ci aiuta a comprendere quello che probabilmente accade in tantissimi esseri umani. Vi leggo ovviamente anche alcune parti, questi passaggi, perché mi sembra fondamentale anche dare la sensazione, dare il tenore, offrire il contesto nel quale appunto Tolstoi si muove. Tolstoi è in un momento, come vi dicevo, che sta veramente riflettendo a 360 gradi sulla propria vita e scopre che c'è qualcosa che non funziona. La sua vita fino a quel momento è proceduta senza grandi scossoni, ma di fatto c'è una sorta di tarlo interiore. La vita di Tolstoi pare non avere per lui più alcun senso, nonostante paradossalmente la sua vita venga ad essere sviluppata nei modi migliori, trovi il successo letterario, trovi anche la ricchezza da questo punto di vista e trovi quello che probabilmente ogni essere umano ricerca, una positività complessiva, una riuscita complessiva nella propria vita. Ecco, qui Tolstoi sente che c'è qualcosa che non funziona, sente che esiste uno scollamento tra la sua vita che procede nel modo migliore possibile e quel non senso che invece lui comincia a respirare. Ovviamente il testo racconta di qualche cosa e descrive qualche cosa che è già estremamente diffuso, una sorta di cancro spirituale nel cuore e nella mente di Tolstoi. Ma in questa riflessione, in questo racconto, c'è molto di interessante. Perché? Perché Tolstoi si interroga proprio su questo. Come mai ho perduto la fede? Come è stato possibile avere perduto quella fede nel quale, come tutti i giovani in quel tempo, anch'io ero stato cresciuto? E qui vi leggo un paio di passaggi, secondo me, estremamente interessanti. Persi la fede nello stesso modo in cui l'hanno perduta e continuano a perderla coloro che hanno ricevuto il nostro stesso tipo di educazione. Nella maggior parte dei casi ciò accade nel modo seguente: si vive come vivono tutti e tutti vivono basandosi su principi che non solo non hanno nulla in comune con la fede professata, ma che anzi le sono generalmente contrari e opposti. La religione non entra nella vita e non accade mai, sia nei rapporti con gli altri che in privato, di doverci confrontare e fare i conti con essa. Viene professata e praticata in qualche regione indeterminata, lontano dalla vita e indipendentemente da essa. Ecco, questo è, secondo me, uno dei punti salienti che Tolstoi sottolinea. La vita delle persone va in un senso, va in una direzione, viene vissuta, come dice lui, indipendentemente dalla visione religiosa, dalla tradizione, dalla fede nella quale ciascuno è stato in qualche misura cresciuto, quindi va da una parte e la fede va da un'altra. È ovvio che qui c'è un punto centrale. Qual è? È la fede e la vita che sono, diciamo, in sensi, in direzioni appunto diverse. Non funziona così. Tolstoi avverte che se la fede ha un senso, se
il credere può avere ancora un significato per lui, questo deve fare i conti con la vita. La fede deve innestarsi profondamente nell'esistenza quotidiana. Potremmo dire che c'è una ricerca di un esistenzialismo religioso, se volete, possiamo usare questo termine per intenderci, ma è ovvio che tutto questo non sta più in piedi. La perdita della fede avviene lentamente, ma in un modo tale che ad un certo punto Tolstoi si rende conto, appunto, che non crede più a nulla. E l'occasione è l'occasione di una preghiera. Fu come la pressione di un dito contro una muraglia che stava già per crollare sotto il suo stesso peso. Quelle parole gli avevano fatto capire che là dove egli credeva che ci fosse ancora la fede, ormai da tempo c'era in realtà soltanto un vuoto. Questo suo amico sta pregando, viene rivolta a lui questa domanda e ad un certo punto questo suo amico si domanda, si interroga, ma che senso ha il pregare? Sono ormai vuote formule, non ha più alcun significato, non ha più alcun senso. Questo è quello che avverte Tolstoi. Quello che è accaduto al suo amico, lui dice, accade a tutte le persone, alla stragrande maggioranza delle persone, le quali ad un certo punto si rendono conto che qualcosa è crollato. Basta una domanda per far crollare il finto castello della fede, il finto castello della credenza. Ecco perché ad un certo punto Tolstoi afferma: avevo cominciato appena quindicenne a leggere opere di filosofia e la mia rinuncia alla fede religiosa fu ben presto cosciente. Credevo in Dio, o meglio, non lo negavo, ma di quale Dio si trattasse non avrei saputo dirlo. Non negavo il Cristo e il suo insegnamento, ma in che cosa consistesse questo suo insegnamento non avrei saputo dirlo. E questo a me pare il secondo punto saliente. La domanda che Tolstoi si pone è: credo? Sì, credo, come tanti fanno, come a tanti accade di fare, ma in che cosa credo? Bene, a questa domanda, dice Tolstoi, non avrei saputo rispondere. Questa è una questione enorme, ovviamente, ci sono tante persone che ritengono di credere, ma alla domanda che eventualmente qualcuno può rivolgere a loro, in che cosa credi, la risposta è estremamente deludente. Non so in cosa credo. Credo di credere, ma non so in che cosa credo. Vedete, qui Tolstoi sottolinea anche qui un secondo punto per lui fondamentale, non c'è ombra di dubbio. Va bene credere, ma in che cosa? Questo fa la differenza. Gli insegnamenti del Cristo, ne so qualcosa? Ci sono dei contenuti che in qualche misura indirizzano, devono indirizzare, devono orientare la mia fede, il mio credere? Per Tolstoi è molto chiaro, se manca questo, manca l'oggetto nel quale credere, manca il riferimento, mancano gli insegnamenti e la fede ovviamente diventa vuota. È un momento questo dove tutto nella vita di Tolstoi crolla, ma crolla, lo vedrete, perché Tolstoi ad un certo punto si rende conto e lo racconta in questa confessione che nel momento in cui scopre questo, la sua vita deve indirizzarsi in un'altra fede, deve credere a qualcosa. Tutti dobbiamo credere in qualche cosa se desideriamo vivere le nostre giornate. Tolstoi si rende conto che la fede religiosa non è più quella fede fondamentale, cioè che sta al fondo della sua vita, che è capace di sorreggere la propria esistenza e quindi deve credere in qualcos'altro. In cosa crede Tolstoi? Lo racconterà nel capitolo 2. Crede nell'autoperfezionamento. Se non c'è un Dio, o almeno se io non so quali sono i riferimenti della mia religione, i contenuti della mia religione, chiudo con Dio e che cosa resta? Resta l'uomo, resto io, resta la mia volontà di autoperfezionarmi. E ovviamente questo autoperfezionamento comincia ad un certo punto della vita di Tolstoi, lui lo racconta, a prendere le redini della propria esistenza, ma Tolstoi si rende conto e lo dice in modo anche abbastanza terrificante. Come fa un uomo ad autoperfezionarsi, a credere nell'autoperfezionamento, se non sa nemmeno in vista di che cosa uno si autoperfeziona?
Perché qui capite, non crediamo più in Dio? Potremmo renderla così l'idea di Tolstoi. Crediamo nell'uomo? Ma in vista di che cosa l'uomo vive? Lui fa questa affermazione, non c'era nessuna differenza tra la nostra congrega e un manicomio. E lo dice. Vivevo nella folle convinzione di essere chiamato ad insegnare agli uomini ciò che io stesso ignoravo. Questa fede nell'autoperfezionamento però per Tolstoi va inevitabilmente in crisi. Perché? Perché l'autoperfezionamento di fatto non si regge su nulla. È un atto di volontà, è un atto di autodeterminazione che però, lo capiamo benissimo, non ha alcun fondamento. Certo, l'autoperfezionamento rende la vita degna di essere vissuta, almeno da un punto di vista esteriore. Ma Tolstoi dice, sono però accaduti due fatti che hanno revocato radicalmente in dubbio il mio desiderio di autoperfezionarmi. Il primo è l'aver assistito ad una esecuzione capitale. La violenza che porta all'uccisione di un altro essere umano mette la sua vita in subbuglio. Autoperfezionarsi a scapito della vita di qualcun altro? Questa è la questione che Tolstoi comincia a porsi. Ma poi anche la morte del fratello. L'avvento di questa tragedia nella vita familiare e affettiva di Tolstoi mette radicalmente in dubbio il senso positivo dell'autoperfezionarsi. Perché autoperfezionarsi se poi si muore? Quest'uomo buono, serio, intelligente si ammalò in giovane età, soffrì per più di un anno e morì tra le sofferenze senza comprendere perché aveva vissuto e ancora meno perché doveva morire. L'autoperfezionamento va in crisi, non tiene, non regge di fronte allo scandalo della morte, al non senso dell'esistenza. Questa è la grande crisi spirituale di Tolstoi e lui comincia, come vedete, a dipanare tutta una serie di ragioni che in qualche misura revocano in dubbio il senso dell'autoperfezionamento. Ma anche qui Tolstoi non si accontenta. Se avrete modo di leggere questo testo delle Confessioni, vi renderete conto che Tolstoi, da questo punto di vista, non si accontenterà, cioè non ricorrerà immediatamente alla soluzione religiosa, per così dire, ma cercherà di portare questo autoperfezionamento, questo progresso individuale della singola persona per raggiungere appunto il senso della propria esistenza, lo porterà ad un livello superiore. Ripone il senso dell'autoperfezionamento in vista della famiglia. Questo è un grande tema che percorre i testi di Tolstoi, la vita familiare. L'uomo che vive in un contesto sociale sempre più problematico è come chiamato da questo punto di vista a tornare a quella dimensione familiare che sola può dare un senso alle proprie giornate, al proprio lavoro, a quello che l'uomo fa tutti i giorni. Cosa fa l'uomo tutti i giorni? Va a lavorare, si impegna, cerca di guadagnare uno stipendio. E perché lo si fa? Lo si fa perché il mondo vada meglio? No, lo si fa per la propria famiglia. L'aspirazione al perfezionamento personale, sostituita già in precedenza da quella al perfezionamento generale, venne ora sostituita dall'aspirazione a procurare a me e alla mia famiglia la migliore vita possibile. Vedete, qui c'è la questione di una sorta di viraggio. Il senso complessivo non è più possibile. La fede non esiste più. Cosa resta all'uomo? Resta il desiderio almeno di procurare la vita migliore possibile ai propri cari, alla propria famiglia. Ma anche qui Tolstoi avverte che c'è un malessere interiore, che c'è qualcosa che però non quadra. Avverte che questo malessere, questo disagio non viene placato, compresi che però non si trattava di un malessere passeggero, ma di qualcosa di molto grave, e che se le stesse domande si ripresentavano incessantemente, bisognava rispondervi. Le domande urgevano e se non vi rispondevo non avrei nemmeno potuto più vivere. Ma io non avevo risposte. Sentivo che il basamento su cui poggiavo si era spezzato, che non avevo più nulla su cui fondarmi e che ciò di cui avevo vissuto non esisteva più e che non mi restava più nulla per cui vivere.
Ecco, Dio non esiste e se esiste io non so chi sia, non so quale sia il suo messaggio, per cui mi devo rivolgere all'autoperfezionamento di me stesso, ma anche l'autoperfezionamento di se stessi non tiene, non può essere il basamento ultimo su cui io fondo tutta la mia esistenza, su cui io baso il fatto che alla mattina mi alzo, esco di casa e vado a lavorare. Ma allora perché lo faccio? Lo faccio per la mia famiglia. Lo faccio per rendere la loro vita migliore, ma anche questo non basta. Qui Tolstoi lo dice chiaramente. Mi rendevo conto che c'era una sorta di forza interiore che mi induceva a togliermi la vita, che mi induceva a cercare di liberarmi dalla vita. Qui Tolstoi avverte che la sua vita può essere rigettata. È qui che pensa al suicidio. Certo, può essere una cosa terrificante. Qui siamo però di fronte ad un'idea di una sorta di suicidio religioso per mancanza di un senso radicale della propria esistenza. Qui Tolstoi è un pensatore radicale, guarda in radice la propria vita e si accorge che nella propria vita bisogna trovare, ammesso che esista, qualcosa di fondamentale. E ovviamente si fa delle domande di ordine religioso. Forse, lui dice, qualcuno mi ha giocato un brutto scherzo mettendomi al mondo. Forse io sono uno sciocco, ma mi rendo conto che nella vita non c'è alcun significato, che nella vita non c'è nulla, non c'è mai stato nulla. E qualcuno, colui che forse ha deciso di mettermi al mondo, ne gode. Quindi comprendete che la vita deve trovare per Tolstoi, ecco, la fede autentica, la fede radicale di cui lui va in cerca, deve trovare uno scopo radicale, un senso radicale, perché anche l'autoperfezionamento, anche il lavorare per la propria famiglia, a Tolstoi non basta. Lui se ne rende conto e dice: un giorno o l'altro giungerà la malattia e la morte, e del resto era già accaduto, a colpire le persone che amo o me stesso, e di noi non rimarranno altro che i vermi e il fettore. Le mie azioni prima o poi verranno tutte dimenticate e io non ci sarò più. Comprendiamo che queste sono affermazioni ovviamente drammatiche. È come se Tolstoi si sporgesse e guardasse in faccia il non senso. E quando l'uomo fa questa esperienza, è questa una esperienza a 360 gradi. Non si salva nulla di fronte al nulla, di fronte alla morte. Delle due l'una, o c'è un senso, anzi il senso, e questa ricerca spasmodica da parte di Tolstoi di ricerca del senso viene portata avanti in modo assolutamente radicale, oppure la vita non ha alcun senso, merita di non vivere. Affinché non pensiate che questi siano discorsi lontani dalla religione in senso stretto, qui Tolstoi fa il verso, da questo punto di vista, alle grandi pagine bibliche del Coelet. La vita è vanità, tutto è vanità. Non bisogna fingere che la vita sia sensata nelle sue manifestazioni particolari, almeno che non ci sia un senso ultimo che dà senso a tutto quello che l'essere umano fa, da quando nasce a quando muore. Questa è la questione. Tutto è vanità, tutto è vanità. Felice è chi non è mai nato. La morte è preferibile alla vita e dunque bisogna liberarsi da quest'ultima. Ne sono pagine queste in cui Tolstoi racconta, mette il suo cuore a nudo, la sua disperazione, e Tolstoi guarda in faccia il non senso. Tutto è vanità. Tutti vivono in questa situazione, non ci sono altre soluzioni. Allora come fa l'essere umano a cavarsi d'impaccio da questa situazione? Qui c'è il capitolo settimo, che a mio modo di vedere andrebbe attentamente letto e attentamente valutato. Tolstoi parla di quattro vie di uscita dalla terribile situazione in cui tutte le persone vivono. La prima è quella della ignoranza e consiste nel non sapere, nel non capire che la vita è un male e un assurdo. Tantissime persone accettano di vivere nell'ignoranza, non vogliono guardare in faccia la vita per quello che è.
la vita vista così come la sta vedendo Tolstoi e così come per esempio il grande libro del Coelet ci dice, è vanità, è nonsenso. Bisogna ignorare che la vita non abbia senso. Non bisogna saperla questa cosa. E chi fa questo genere di affermazioni viene in qualche modo messo a tacere, non viene ascoltato. Questa è la prima strada per uscire dalla terribile situazione, il non pensare che viviamo in una terribile situazione. Poi c'è una seconda strada. La strada la chiama Tolstoi l'epicureismo. Essa consiste nell'atteggiamento di chi, ben conoscendo la situazione disperata propria della vita, si accanisce nel godimento dei beni che essa può offrire, senza guardare né il drago né il topi, e leccando il miele nel miglior modo possibile, specialmente se ce n'è molto. Non mi voglio attardare su questa immagine, però è chiaro. Chi vede la vita per quello che è, una tragedia da questo punto di vista, ha come seconda scelta per uscire dalla disperazione l'epicureismo, cioè il godimento, l'accanirsi dei godimenti dei beni che essa può offrire. Questo è un tentativo, ma un tentativo, come vedrete, per Tolstoi destinato al fallimento. Poi c'è una terza via. Tolstoi la chiama la via della forza e dell'energia. Cosa accade quando ci rendiamo conto che la vita non ha alcun senso? Possiamo godere, seconda via, possiamo non sapere nulla, quindi non ci attardiamo minimamente ad indagare il non senso, ma possiamo anche fare una terza scelta, la scelta della forza e dell'energia. C'è un male di vivere che Tolstoi registra in molte persone attorno a lui. Basta leggere, per esempio, i suoi importantissimi scritti sulla droga. Ho fatto un breve video al quale vi rimando. Perché le persone usano violenza? Perché si fa la guerra? Perché si vuole distruggere? Perché si vuole uccidere? Perché la vita non merita di essere preservata. Questa è una condizione molto diffusa anche oggi, mi viene da dire, là dove violenza si sviluppa in ogni modo, in tantissime persone. Questa è una scelta, questa è una strada per uscire dalla disperazione. La vita non ha senso? Distruggiamola. Questa è la terza strada. Poi c'è una quarta strada, lui la chiama la strada della debolezza, che consiste nel continuare a trascinare la vita pur avendone compreso tutto il male e l'assurdità e pur sapendo in precedenza che non ne risulterà nulla. Cos'è questa se non la strada della passività? Cioè la strada di chi decide, dopo aver compreso il non senso della vita, la disperazione dell'esistenza, di continuare comunque a trascinarla in avanti. Ecco, queste quattro strade, ovviamente per Tolstoi, sono strade che non hanno nessuna via d'uscita, perché di fatto la disperazione rimane la condizione umana di base. Invece per Tolstoi si tratta di vedere se sia possibile trovare nell'elemento spirituale ciò che in qualche modo redime dalla disperazione dell'esistenza. Se questo non accade, allora abbiamo come quattro vie d'uscita quelle che Tolstoi ha appena detto. Tolstoi da questo punto di vista è assediato dalla questione religiosa. Il mio cuore era continuamente assediato da un sentimento tormentoso che non posso chiamare in altro modo se non come ricerca di Dio. Ecco, la vita di Tolstoi è una ricerca di Dio, lo racconta nelle Confessioni. Cosa vuol dire la ricerca di Dio? La ricerca di Dio può diventare lo scopo dell'esistenza. Ecco, a me pare che Tolstoi vada in questa direzione. Sebbene fossi assolutamente convinto dell'impossibilità di provare l'esistenza di Dio, Kant l'aveva dimostrato, e io ho perfettamente compreso che era impossibile affermare l'esistenza, tuttavia io cercavo Dio, speravo di trovarlo, e per un'antica abitudine mi rivolgevo con la preghiera a colui verso cui tendevo, sia pure vanamente. Lui sa e vede la mia ricerca, la mia disperazione, la mia lotta. Io vivevo veramente solo quando lo sentivo in me e lo cercavo. «E allora, cosa stai cercando ancora?» gridò ad un tratto una voce dentro di me. «Eccolo dunque il tuo Dio,
Egli è colui senza il quale non si può vivere. Conoscere Dio significa poter vivere. Dio è la vita. Vivi cercando Dio e allora non ci sarà vita senza Dio. E più forte che mai, sentii che tutto si illuminava in me e intorno a me, e quella luce non mi abbandonò più. Ecco, questa è la chiusa del capitolo 12, dove ad un certo punto sembra che Tolstoi faccia un'affermazione che in qualche modo è lo scopo dell'esistenza, dà senso all'esistenza. La ricerca di Dio è l'attestazione dell'esistenza di Dio, che non può essere certamente dimostrata con gli strumenti razionali, ma che però può essere in qualche modo mostrata nel mentre la vita si sviluppa, come quella vita che costantemente vive nella ricerca di Dio. Dio per Tolstoi è colui senza il quale non si può vivere. Per cui, se noi viviamo cercando Dio, non ci potrà essere alcuna vita senza Dio. La vita dell'ateo è la vita di colui che non cerca Dio, ma se noi cerchiamo Dio, vuol dire che Dio si fa presente. Potremmo agostinianamente cercare Dio se in qualche modo non l'avessimo già trovato? Il testo delle confessioni, che assomiglia molto, almeno a livello complessivo, alle confessioni di Sant'Agostino, richiama urgentemente la necessità di fare della propria vita una ricerca del senso e di non abbandonarsi a quei sensi importanti, ma i quali però senza il senso ultimo decadono in tutta la loro provvisorietà e vanità. Io credo che questo testo di Tolstoi meriti oggi una enorme attenzione, anche perché noi tutti viviamo come Tolstoi alla ricerca di qualche cosa che molto spesso sembra agli uomini del nostro tempo sfuggire.